Dopo le auto condivise, adesso anche gli scooter. Antonio Scopettuolo. Prima venne BlaBlaCar, il sistema per condividere l'auto su lunghi percorsi, poi Scooterino, app innovativa per sapere come e quando salire in sella per un passaggio. Perché si sa che la capitale è molto meglio percorrerla in motorino. Le strade della mobilità e della condivisione sono infinite, tanto da dar vita a veri e propri stili di vita. Gli effetti immediati sono sicuramente il risparmio di tempo e denaro, quelli a lungo periodo benefici per l'ambiente e lo snellimento del traffico. Quello che facciamo è cercare le start-up migliori in giro per il mondo e portarle qua per il nostro programma di accelerazione. Le start-up ricevono un investimento dal Venture Group di circa 60.000 euro oppure vengono ospitate qua, come nel caso di Scooterino, per favorire il networking tra le nostre realtà italiane e le realtà internazionali. Poche chiare le regole, innanzitutto il primo passaggio per chi si iscrive sarà gratis, per poterli offrire occorre almeno 21 anni e ovviamente essere in regola con patenti e assicurazione. Condizione essenziale è il secondo casco omologato. I feedback lasciati dai passeggeri hanno la funzione, come accade ormai per tutti i servizi online, dai ristoranti agli alberghi fino agli acquisti, di certificare il grado di sicurezza e di serietà del conducente. Ma l'applicazione attraverso la quale è possibile sapere immediatamente il prezzo del passaggio, da pagare rigorosamente con carta di credito, si sta trasformando, assicurano gli utenti, soprattutto in una community dove condividere stesse passioni e stesse necessità. Un modo per combattere l'isolamento e l'individualismo che a quanto pare non conquista solo i più giovani. Scooterino è la prima app che permette di condividere passaggi in scooter. L'idea di Scooterino mi è venuta quando stavo aspettando per l'autobus e dopo 15 minuti che non arrivava, ho detto: guarda, ci deve essere un modo di arrivare da un punto A a un punto B in un modo semplice e efficace. E a quel momento ho visto tutti questi scooter che mi passavano davanti e avevano solo una persona in sella. E ho detto: ma perché non posso trovare un modo di connettermi con quelle persone e di condividere il passaggio insieme? E allora via libera ai Centauri a Roma. È tutto per oggi. Noi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, 7:30, su Rai 3. Buona giornata.